lo Stato ti mette a disposizione il vaccino, se ti vaccini bene, se non ti vaccini, se ti ammali paghi la degenza in ospedale. E allora così vediamo quanti andranno allo sportello a prenotare la vaccinazione. La presa di posizione netta arriva da chi rappresenta di fatto tutte le categorie economiche di Treviso e Belluno. Il vaccino quindi non è solo uno scudo sanitario ma anche economico, soprattutto in un momento che per molti settori, manifatturiero in primis, è di effettiva ripartenza. Bisogna che assolutamente tutti quanti noi ci vacciniamo, perché è anche un costo per la società, è un costo perché chi non si vaccina, che si becca il contagio, va a gravare sugli ospedali, va a gravare sulla nostra sanità pubblica. E non va bene così. Connesso al tema delle vaccinazioni, quello del Green Pass, con il governo pronto a prendere una decisione in settimana, anche alla luce delle indicazioni della cabina di regia che si riunirà martedì. Si tratta di capire innanzitutto in quali situazioni utilizzarlo, dagli eventi in genere ai concerti, passando per palestre e ristoranti. Favorevole al Green Pass si è dichiarata in queste ore la Confturismo del Veneto con Marco Micheli. L'obbligatorietà si sta facendo strada in tutta Europa, dice, sulla falsariga lo stesso Pozza. Bisogna iniziare a mettere delle regole, altrimenti qui ognuno fa quello che vuole e dopo alla fine il conto lo paga tutta la collettività. Noi abbiamo fatto sforzo come imprenditori, ad esempio nei ristoranti, mettere tutti gli strumenti di protezione, eccetera, e dopo siamo stati chiusi e sono stati riaperti. Ecco, però ci vuole uno sforzo collettivo da parte di tutti. Che servano regole per tenere a bada il contagio, lo dice anche il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, Mario Conte. L'obiettivo è scongiurare un'altra stagione di chiusure, magari in pieno Ferragosto. Credo che tutto ciò che può servire per evitare di chiudere le nostre città, cosa che io sinceramente non voglio più fare, dobbiamo aprire una discussione e cominciare ad affrontarlo. Non lo so se la soluzione sia il Green Pass, dobbiamo capire come funziona e con che strumenti, però tutto ciò che consente alle persone vaccinate di poter continuare a guardare il futuro con ottimismo, dobbiamo cominciare a discuterlo. Serve una via italiana al Green Pass, possiamo dirlo. Serve un Green Pass sburocratizzato, semplice e pratico.